chapeau, ci permetta di dire questo. No, giro i complimenti ai ragazzi, la squadra ha fatto veramente bene oggi, come ho detto prima, ha voluto questa vittoria, ha giocato con determinazione, con coraggio e questa è la cosa più importante. Abbiamo detto il miglior Pescara della stagione, d'accordo? Un ottimo Pescara che su questa base deve incrementare, deve migliorare perché ci sono margini di miglioramento, noi lo sappiamo. Adesso siamo anche un pochettino più tranquilli, però non dobbiamo abbassare la guardia. Verrebbe da dire che è facile giocare contro un avversario forte, fuori casa, quando non si ha nulla da perdere, che ti lascia giocare, ti lascia spazi. Però è stato il Pescara a non lasciare spazio a nessuno oggi, soprattutto a Livorno, a quelle iniziative della formazione labronica. Ha occupato bene tutte le zone del campo, ordinato, corto, come forse voleva lei? Sì. Come volevo io, come ci stiamo lavorando, ripeto, noi oggi abbiamo fatto in 9 partite un punto meno del Carpi. Questa squadra ha trovato una sua fisionomia, una sua tenuta, una sua subisce molto meno e che arrivasse anche il gioco, le geometrie, le linee di passaggio, io non avevo dubbi su questo. È chiaro che ci vuole anche tranquillità, ci vuole serenità. La squadra la sta trovando e quindi niente, ripeto, rifaccio i complimenti alla mia squadra. Memushai, Selasi, Brugman, 3 uomini per 2 maglie, avete trovato la quadratura del cerchio con questi 3 a centrocampo? Ma guarda, quando Gaston starà bene per noi sarà inamovibile perché è un giocatore straordinario, lo dobbiamo aspettare, non dobbiamo mettergli fretta, già oggi quando è entrato ha fatto molto bene. Quindi sono contento, faccio di nuovo veramente i complimenti a tutta la squadra, a chi ha giocato, a chi è stato fuori, a chi è entrato e a chi è rimasto a casa. Girate a quota 28, se l'aspettava qualche settimana fa? Dica la verità. Io non sono mai abituato ad aspettarmi cose importanti, nemmeno ad abbassare la testa. Ci sono stati momenti difficili, li abbiamo superati insieme. E non ci dobbiamo porre limiti, ma dobbiamo rimanere coerenti, umili, volare basso, perché se si vola basso si arriva in alto. Lei è una persona di spirito, ce la permette una battuta? Assolutamente. Il panettone l'ha mangiato, adesso stappa anche lo spumante o lo champagne, allora inizia una vita nuova a Pescara. Inizia, continua il lavoro a testa bassa perché io so fare questo, non ho mai fatto promesse, come mi vedete e come sono, forse non so vendermi bene, però lavoro e la società, il presidente nei momenti di difficoltà ha visto questo e io devo solo fare questo insieme ai miei ragazzi. Grazie Baroni, complimenti, auguri, buon anno. Grazie, auguri di buon anno a tutti.